Dunque, come già lungamente preannunciato, oggi cominciamo ad occuparci dal punto di vista un pochino più pratico, un pochino più tecnico, no? Dei famosi web services, che sono la realizzazione, la concretizzazione di quell'architettura servizi, no? Di cui abbiamo discusso nelle settimane precedenti. Oggi faremo un po' una carrellata, fatemi dire al massacro, no? In cui vi farò vedere i vari livelli, no? Uno sull'altro, di incapsulamento delle richieste. Vedremo tanto XML. Non perdiamoci nei dettagli, cerchiamo di capire quali sono, diciamo così, i concetti importanti, i tipi di informazioni che sono codificate all'interno di questi file, perché poi vedremo dalla settimana prossima già o quella successiva, come grazie, diciamo così, a una serie di wizard, no, di procedure guidate all'interno di Eclipse, in realtà la maggior parte di questi contenuti si possono far generare in modo automatico. Ok? Però dobbiamo chiaramente capire perché ci sono, perché li hanno inventati e che cosa contengono. Quindi su alcune parti andrò un po' rapidamente, perché poi lo scopo nostro non sarà quello di imparare a scrivere a mano tutto quell'XML, ma no, capire che informazione contiene e poi come usarlo per poi integrare, costruire architetture integrate. Il concetto base lo conosciamo già. Noi parlavamo di architetture e servizi, parlandone l'abbiamo sempre lasciato sottinteso che poi in realtà questi sistemi informativi che vogliamo integrare si parlano su internet, non solo si parlano su internet, perché internet non vuol dire nulla, è solamente la rete di trasporto, si parlano mediante tecnologie web. Quindi di fatto l'integrazione, questa chiamata remota a un servizio informativo di un'altra azienda avverrà attraverso una chiamata HTTP. Però non basta dire questo, no? HTTP è pensato per la navigazione interattiva, no, con un utente. E si basa sui classici metodi, il get, il post, in alcuni casi il put, quando si vuole fare un upload di informazioni. Non è pensato direttamente per un'interazione macchina su macchina. Si può usare, per carità, una macchina fa finta di essere un browser, l'altra macchina fa finta di servire una pagina HTML, quando in realtà si scambiano dei dati di business o dei comandi o dei servizi. Va bene. Il problema è che bisogna standardizzare tutto questo. Bisogna standardizzarlo in modo che io possa, ricordiamoci l'obiettivo a monte di tutto, io posso chiamare un web service di qualcun altro senza mettermi prima d'accordo, senza studiare la sua documentazione, senza fare qualche cosa di diverso rispetto a chiamare web service di una terza parte ancora. Chiamare una procedura remota avendo il minimo possibile di dipendenze rispetto a quello che tale ente remoto mette a disposizione. E può mettere a disposizione cose di tipo diverso, servizi di tipo informativo, cioè dammi questa informazione, servizi di tipo esecutivo, fammi quest'ordine, memorizza questo fornitore, o servizi più di tipo continuativo, cioè ti mando degli aggiornamenti, tu tienine conto, no? Ti mando nuove informazioni, ti mando degli aggiornamenti a informazioni che avevi già in passato. No? Sono diversi, se vogliamo, schemi di interazione in cui si può vedere che in alcuni casi la maggior parte dell'informazione viene acquisita, no? Arriva dal remoto verso il locale, in altri casi invece viene spinta dal locale verso il remoto, ti mando dell'informazione. In altri casi, invece, ad esempio come nei secondi casi, le informazioni che circolano sono molto poche, non c'è un grosso scambio di informazioni, ma è un ordine esecutivo, fai una certa cosa, quindi questo scatena delle operazioni lato remoto. Va bene, ma ci può stare. Noi dobbiamo inventarci uno schema generale in cui far incasellare tutte queste tipologie, no, di chiamate. Tecnologie ce ne sono molte. Nel nostro caso chiaramente vogliamo usare tecnologie basate su web, e la parte della flessibilità e buona parte della complessità dei web service deriva dalla scelta progettuale di separare nettamente l'invocazione dall'implementazione.
Si sceglie di usare tecnologie web, quindi sicuramente sarà HTTP, dimentichiamo le altre tecnologie di integrazione, perché sono troppo specifiche per un certo linguaggio e non sono così facilmente generalizzabili, usiamo tecnologie web. E nel far questo separiamo il più nettamente possibile l'implementazione della funzione rispetto al suo meccanismo di invocazione. Cioè io chiamo una funzione remota e in tutto il meccanismo di chiamata non saprò mai, in nessun momento, come è stata implementata quella funzione, in che linguaggio, mi viene da dire neppure dove si trova, su quale server si trova. Io ho una serie di informazioni dichiarative che mi dicono come fare a chiamare quella funzione. Solamente conoscendo queste informazioni dichiarative riuscirò a fare la chiamata, a portare avanti e scambiare i dati. Scambiare i dati non è, sembra banale, ma in realtà non è così scontato quando io devo scambiare dati tra linguaggi di programmazione diversi. Perché anche solo che cos'è un intero, che cos'è un double, che cos'è una stringa, che cos'è una data, sì, i concetti sono sempre gli stessi, ma ogni linguaggio poi lo implementa in modi leggermente diversi. No? Pensate al lavoro che dobbiamo fare quando estraiamo dei dati da un database SQL, dove c'è un sistema di tipi di dato che è diverso dal sistema di tipi di dato Java. Ecco, voi pensate di dover riadattare un sistema di tipi di dato di un sistema remoto che non sapete neanche che cos'è, che non vogliamo sapere che cosa sia. Non abbiamo la minima idea di quale linguaggio di programmazione è stato usato. E allora anche lì i tipi di dato verranno incapsulati, verranno descritti, si passerà a una rappresentazione neutrale, c'è del lavoro di adattamento, molto lavoro di adattamento. Quindi una cosa molto semplice che è una chiamata a una funzione viene nascosta da molti strati di ovatta. Allora, il pattern in realtà è molto semplice. Noi abbiamo da qualche parte un'implementazione, questa che è chiamata qua business logic, di una funzione che vogliamo utilizzare, e in realtà la chiamata di questa funzione non avviene direttamente, no, come se fosse all'interno del sistema operativo chiamando il metodo, ma avviene inviando una richiesta codificata in XML che contiene tutte le informazioni per poter chiamare quel metodo. Questo metodo verrà eseguito e il risultato dell'esecuzione di questo metodo potrà essere restituito sotto forma di una risposta, anch'essa codificata in XML, dove queste codifiche XML sono standardizzate, cioè non è che me la invento ogni volta, diversa. No? Chiaramente se voi io scrivo una classe in Java oppure in .NET o una procedura in PHP, in qualsiasi linguaggio di programmazione, questo non è pronto per ricevere, non posso mandargli un XML a quella classe, a un metodo di quella classe. Quindi avrò bisogno di un front-end, di qualche cosa davanti, che sia in grado di accettare questo XML, innanzitutto accettarlo sotto forma di chiamata HTTP. Quindi lì dentro deve esserci un web server. Poi questo web server deve essere in grado di decodificare parte dell'XML e in parte di questo XML ci sarà scritto quale funzione voglio chiamare. E in un'altra parte dell'XML ci sarà scritto quali sono i parametri da passare a questa funzione. E quindi a questo punto, attraverso, diciamo così, una facciata, no, che replica i metodi fittizi di questa classe, può avvenire la chiamata vera e propria. Quindi qui dentro ci sta tutto, appunto, il meccanismo di traduzione che permette di chiamare una procedura scritta in un linguaggio di programmazione ben preciso, con metodi ben precisi, da una richiesta che invece è del tutto neutra, che è codificata in XML. Questa parte qui non ci spaventi, perché è quella che facciamo generare in modo automatico. La parte di listening chiaramente sarà Tomcat, la parte di facade viene generata automaticamente da Eclipse. Quindi noi ciò di cui ci dovremmo occupare sarà ovviamente di implementare la logica e di fornire l'informazione affinché questi pacchetti di XML possano essere creati, possano essere scambiati. Ci arriveremo più avanti. Ovviamente una figura analoga ci sarà lato chiamante. Per chiamare un servizio remoto io voglio a un certo punto avere un'informazione da un web service remoto, so che è là, non posso chiamare un metodo là, ma dovrò crearmi un pacchetto XML contenente la richiesta, mandarlo, aspettare un po' di tempo, quando mi arriva la risposta, che sarà un XML, la apro, la spacchetto, vado a vedere cosa c'è scritto dentro.
Anche queste operazioni di impacchettamento e spacchettamento, anche queste sono automatizzate. Per cui dopo un po' non ce ne accorgiamo più. Avremo come sempre delle attenzioni nel modo in cui creare il server, nel modo in cui il servizio, nel modo in cui creare il client, le chiamate, ma per il resto è tutto nascosto al programmatore. Vabbè, qui la vado. Quindi di fatto abbiamo detto un web service nella tecnologia web è un web server, quindi un server che risponde ad HTTP, in cui ci sia un livello di comprensione, no, di questi XML che vengono scambiati. Poi da lì in avanti non ci interessa come viene implementato, perlomeno non interessa la definizione del web service, interesserà ovviamente il programmatore che lo deve creare. Ma non basta, perché dire che ci scambiamo del XML, potremmo metterci d'accordo questa mattina e dire va bene, tutte le volte che ho bisogno di questa informazione ti mando un XML fatto così, ci mettiamo d'accordo, facciamo un DTD, in 10 minuti ci siamo riusciti. E così ci mettiamo d'accordo sul DTD dell'XML di risposta e ci inventiamo uno scambio di informazioni mediante XML su HTTP. Il problema è che se ce lo inventiamo noi possiamo integrare i nostri due sistemi informativi, ma se ne volessimo integrare un terzo dovremmo ripartire da capo ogni volta, no? A ripensare la metodologia di integrazione. Invece questo tempo di pensare le modalità di integrazione cerchiamo di azzerarlo, no? Cerchiamo di pensare a chiamare il metodo e farlo funzionare, non a come ti codifico i dati. Allora, per far questo ci sono diversi standard, no? Che purtroppo ci dobbiamo in parte sorbire, che è la parte, diciamo così, un po' noiosa, no? Della chiacchierata di oggi. In particolare i due più importanti sono SOAP e WSDL. SOAP, alcuni li pronunciano WSDL. SOAP è lo standard che ci dice come impacchettare questi XML, cioè come è fatta l'XML di richiesta e l'XML di risposta. E vedrete che per mandare un numero, ma per mandare un 3, devo mandare 40 righe di XML per passargli quel parametro. Però cercheremo anche di capire perché siamo così masochisti da avere tanti livelli di incapsulamento. Come sempre, per disaccoppiare, generalizzare, avere dei punti di, diciamo, di modifica futura, di evoluzione futura. Quindi SOAP mi dice come deve essere fatto un messaggio di richiesta per chiamare un metodo che è fatto in un certo modo. Però io a monte devo sapere com'è fatto quel metodo, dove si trova, come si chiama, quali parametri ha. Una volta che io sappia quali parametri ha e dove si trova, riesco a creare l'XML da mandarli per effettivamente attivare l'esecuzione del servizio. Allora, chi mi dice come è fatto il servizio me lo dice un altro file XML che è il Web Service Description Language, linguaggio di descrizione del web service. Cioè mi dice, guarda che io oggi ti offro un web service, che è il metodo dammi le previsioni del tempo, richiede come parametri due numeri reali che sono le coordinate XY, cioè la longitudine e latitudine del punto in cui ti trovi, e ti restituisco una struttura fatta così, una stringa che dà la descrizione del tempo, un numero reale che ti dà, che ne so, la temperatura e un numero reale che ti dà la probabilità di precipitazioni, sto inventando sul momento. Questa cosa la descrivo in un modo standard dentro il WSDL. Vedendo questa descrizione, chiunque voglia chiamare il mio servizio potrà leggere quel WSDL e sulla base di questo costruire dei messaggi XML corretti, perché il WSDL mi dice esattamente quali sono le informazioni che ci devo mettere. Quindi estraggo le informazioni dal web server description e con questo costruisco i messaggi concreti che devono essere scambiati. Quindi questi sono i due livelli che ci interessano. I livelli successivi sono livelli superiori, del tipo ma questi WSDL li voglio rendere ricercabili, quindi li metto in una directory perché chiunque li possa trovare, oppure altri meccanismi per garantire la sicurezza, le transazioni, eccetera. Ma queste sono tutte ottime idee che poi nella pratica sono abbastanza poco utilizzate proprio perché non sono così standard o così necessarie. Allora, quindi ci concentreremo sui due nuclei principali, il SOAP e il WSDL. SOAP è protocollo per uno scambio di messaggi.
Quindi qui ci sono i riferimenti, se qualcuno vuole andare alla fonte, della specifica. Vedete che ci sono due parti, solo per entrare nell'ottica di come hanno strutturato queste specifiche. C'è una prima parte che spiega come sono fatti i messaggi e quali sono le sequenze di scambi di messaggi lecite, possibili, in termini generali. La parte 2 scende più nel dettaglio e dice guarda che i messaggi alla fine conterranno dei dati, quindi ti spiego come fare a dire quali dati sono, ti spiego come fare a realizzare alcuni schemi specifici di scambio messaggi, ad esempio l'RPC, no, la chiamata remota procedura, che è quello che nel 99% dei casi ci serve, e in particolare come fare a mappare tutto questo su HTTP. Quindi la parte 1 non parla di nulla di tutto ciò, è molto molto generale. Descrive la struttura di questo XML, ma non entra mai nel dettaglio, tipo per fare un RPC come fai, per farlo su HTTP come fai. Viene in realtà, l'idea era che la prima parte può sopravvivere nel tempo, la seconda parte chissà se un domani ci sarà un successore all'HTTP e quindi si cambierà il modello di trasporto, in parte il modello di incapsulamento o di indirizzamento, allora in questo caso semplicemente si aggiungeranno nuove specifiche, ci sarà una parte 2B in futuro. Quindi c'è stato pensato molto, no? Questa diciamo così, riutilizzabilità futura. Allora, quali sono le caratteristiche del meccanismo SOAP, previsto dallo standard SOAP? Qui da un po' di aggettivi, queste slide sono metà in italiano e metà in inglese, quelle che sono in inglese le ho prese diciamo, quasi pari pari dalle specifiche, dai frammenti delle specifiche, quindi andiamo a leggere, no, cosa c'è scritto sulla specifica predigerito. È un paradigma di scambio di messaggi stateless one way, senza stato e unidirezionale. Cioè SOAP mi dice come fare a mandarti un messaggio. Poi ovviamente sopra questo è senza stato, nel senso che dopo che te l'ho mandato, amici come prima. Sopra questo le applicazioni potranno costruire invece delle interazioni più complesse che abbiano stato. Per dirla molto semplice, una semplice chiamata di metodo remoto è un'interazione che ha stato. Cioè io ti mando una richiesta e dopo so che te l'ho mandata e che quindi mi aspetto una risposta. Questo è già un pattern utilizzatissimo con stato, perché il chiamante sa che la richiesta è in corso di esecuzione, quindi un'informazione di stato del chiamante, so se mi sto per aspettare una risposta oppure no. Il messaggio SOAP non lo sa, il messaggio SOAP semplicemente contiene dei dati e viene mandato. Poi ci sarà un altro messaggio SOAP di risposta. Il meccanismo di chiamata procedura è la combinazione di più messaggi SOAP, ciascuno dei quali di per sé è ignaro, no? Del punto della sequenza in cui lui si trova, del ruolo che sta giocando in quella sequenza, ma chiaramente c'è una sequenza a monte che l'applicazione conosce. Quindi lavoreremo sui due livelli, sul messaggio specifico e sulla sequenza di scambi di messaggi per completare un certo tipo di interazione, di pattern di interazione. Come sempre il SOAP, la specifica è molto generica, parla in generale di pattern di interazione, di scambi di messaggi, poi sotto sotto noi abbiamo sempre in mente la chiamata procedura, perché è poi ciò che ci serve. E così, come un'altra cosa che SOAP non vuole sapere, è che significato hanno i dati che trasporta. Lui trasporta dei dati, però non sa né come sono trasportati, quindi nel messaggio SOAP non c'è scritto da nessuna parte se è HTTP o se non lo è, e non sa come interpretare quei dati. È semplicemente una specifica di... cioè, voi immaginatevi uno scatolone, una ditta che vende scatoloni. Allora, tu sai tutto dello scatolone, come si chiude, come si apre, dove va scritto l'indirizzo, come fare a mettere dentro le cose, come fare a estrarle, ma ciò che non sai è che cosa ci metteranno dentro e come lo trasporteranno. Non ti interessa. SOAP è la scatola.
Ovviamente l'applicazione sa quali dati ci mette dentro, ma lì è due applicazioni, sia chi offre il servizio sia chi lo chiama. Ma è una, diciamo, è una conoscenza applicativa che non è necessaria nel momento in cui vediamo i messaggi concreti. E in più ci sono, viene prevista qui un'architettura abbastanza aperta di scambio messaggi tra più nodi. Proprio generico, parla di nodi. In realtà quando noi abbiamo in mente un web service abbiamo un client e un server. Qualcuno che richiede il servizio e qualcuno che lo esegue. Sono asimmetriche le cose. Nella specifica SOAP dice no, ma non è detto che siano asimmetriche. Oggi con HTTP sono asimmetriche, ma chissà. E allora parliamo genericamente di nodi, poi più avanti diremo che in realtà questi nodi sono uno il server e l'altro il client, ma la specifica si applica in casi più vasti. Quindi purtroppo dobbiamo sempre tenere la mente su due piani diversi, quello il più generale possibile e quello poi il più concreto possibile. Quindi un nodo è un qualunque elemento di elaborazione che sia capace a ricevere o spedire messaggi SOAP, detto in modo molto riassunto. In un specifico scambio di messaggi, un messaggio viene scambiato tra due nodi. Questi nodi in quell'istante assumono il ruolo di sender e receiver, mittente e destinatario. Non c'è nulla che dice che un attimo dopo i ruoli non possono essere scambiati, anzi normalmente succede, un attimo dopo chi ha ricevuto il messaggio può mandare, supponiamo, un messaggio di risposta. Allora il nodo che prima era ricevitore adesso diventa il mittente, il nodo che prima era mittente adesso diventa il ricevitore. Quindi parliamo genericamente di nodi, che sono appunto elaborazione, unità di elaborazione capaci di parlare attraverso scambi di messaggi SOAP. Ogni messaggio nel momento in cui viene viaggiato ha una mittente e una destinazione, che poi possono cambiare. Quindi non è una proprietà del nodo essere mittente, è la proprietà del messaggio provenire da un certo nodo che in quel messaggio svolge il ruolo di mittente. Non solo, si può pensare, anche se nella pratica non sempre lo si implementa, che un messaggio possa rimbalzare tra più nodi SOAP, ciascuno dei quali eventualmente lo elabora un pochettino. Qui non stiamo pensando ai pacchetti di rete che rimbalzano tra i vari router a livello di internet. Questo ovviamente c'è, perché poi questi pacchetti XML vengono mappati su TCP/IP. Ma stiamo pensando a livello di elaborazione superiore. Cioè io devo chiamare un servizio remoto su un'altra macchina, non è detto che io mandi il messaggio SOAP direttamente alla macchina remota, perché magari non ho accesso a quel server. Lo mando a un'altra macchina, alla quale ci aggiungi delle informazioni, ad esempio di autenticazione, e poi rimanda la richiesta effettivamente alla macchina su cui il servizio vive. Quindi è possibile specificare che un messaggio non venga inviato direttamente al destinatario finale, ma a uno o più destinatari intermedi, e quindi compia un path, un percorso potenzialmente anche articolato. Quindi, prima avevamo detto semplicemente c'è un mittente e un destinatario. In realtà c'è un primo mittente e un ultimo destinatario, e in mezzo ci possono essere dei nodi intermedi che ricevono e ritrasmettono ad altri nodi. Questo meccanismo di nodi intermedi non è necessario se il server remoto è direttamente accessibile, lo posso chiamare direttamente, può essere necessario qualora sia necessario, diciamo così, validare o aggiungere informazioni, aggiungere contesto, e questo viene fatto da nodi intermedi. Ma come dicevo, non ci fissiamo troppo su questo meccanismo di cammino, perché viene abbastanza poco utilizzato. Ecco, vediamo come è fatto alla fine questo messaggio. Quindi, alla fine si scambiano messaggi che sono dei file XML divisi in due parti, un'intestazione e un corpo. Il corpo alla fine contiene gli effettivi dati che voglio scambiare. Se ti voglio mandare un 3, il 3 lo metterò dentro il corpo. In realtà il corpo può contenere più sottoelementi che sono
immaginate strutture dati diverse, no? Come fossero i dati relativi a diversi oggetti incapsulati in vari sottoelementi del corpo. Nell'intestazione invece ci sono alcune informazioni standard che fanno parte del SOP, del protocollo, e altre informazioni che possono essere invece definite dal programmatore, però sono informazioni più di contesto e non di contenuto. Che ne so, se per poter chiamare un web service remoto io devo avere una chiave d'accesso, perché prima mi sono abbonato, sto pagando, eccetera, quindi non è un web service d'accesso libero, allora la chiave d'accesso la metto nell'header, perché è informazione di contesto, non è il dato su cui devo lavorare, ma è l'informazione che serve al server remoto per dire ok, questa richiesta l'accetto oppure no. Quindi qui ci vanno informazioni di questo tipo, mentre nel corpo ci vanno i dati veri. Allora, quello che possiamo pensare è che il corpo verrà nell'idea, no, di cammino che deve fare un messaggio, il corpo viene elaborato dal destinatario finale e solo dal destinatario finale. I vari nodi intermedi normalmente non lo guardano, se ci sono nodi intermedi. Se ci sono nodi intermedi, invece, questi possono intervenire sull'header, sull'intestazione del messaggio, o controllando dei campi o eventualmente aggiungendo dei campi. Vabbè, qui vediamo qualche esempio, qualche flash di esempio. Qui ci sono i messaggi minimali, incompleti, dove non c'è tutto, però c'è un esempio di body. Questo potrebbe essere un tipo di richiesta, la busta SOP, che contiene un body SOP, e questo body contiene degli elementi XML. In questo caso c'è il nome di un metodo, getProductDetails, e il parametro ProductID di questo metodo. Quindi questo è il nome del metodo, questo è il nome del parametro e quest'altro è il valore associato a quel parametro. Quindi alla fine stiamo chiamando il metodo getProductDetails passando il parametro ProductID con questo valore numerico. Il tutto, questa informazione, è nascosta dentro il body di un messaggio. Poi non è sempre semplice così. Qui vedete, e io sto cercando di raccontarvi questa cosa senza aprire il complicato capitolo di XML schema, che di tanto in tanto ci sono questi XML NS, che sta per namespace, spazio dei nomi XML. No, è un meccanismo. Voi, noi in Java conosciamo il meccanismo dell'import per importare una classe che sta in un altro package. In XML c'è un meccanismo analogo per importare delle definizioni di nodi che sono dichiarate altrove, in quello che viene chiamato namespace. Quindi in questo caso sto dichiarando un nuovo namespace che si chiama SOAP, la cui definizione sta a questo indirizzo. In realtà non è un vero indirizzo, è solamente un nome questa stringa. E quindi tutti questi elementi che sono definiti all'interno di questo spazio dei nomi, li posso usare nel mio documento semplicemente col prefisso SOAP due punti. Quindi questo due punti significa andare a prendere un nome di elemento che è stato dichiarato in un altro file remoto. Il mio interesse qua è più aiutarci a leggere queste cose che non essere in grado di scriverle, l'abbiamo dichiarato all'inizio. E qui, così come questo getProductDetails, è il nome di un metodo che è stato dichiarato, non è nella specifica SOAP, ma è nel sito, no? È stato dichiarato, definito dal sito che offre il servizio, e quindi appartiene a un namespace diverso. Vabbè, a parte il namespace, abbiamo un metodo, abbiamo un parametro valorizzato. Questo potrebbe essere un esempio di risposta. Nel body, sempre, ci sarà un header anche, ma qui non lo mostriamo, nel body mi viene detto, allora questo è un messaggio di tipo getProductDetailsResponse, quindi io ti ho mandato un messaggio di tipo richiesta, tu mi mandi un messaggio di tipo risposta, che contiene dentro un risultato, il quale risultato contiene dei campi, dei valori specifici. Quindi il nome del prodotto è questo, l'ID del prodotto, vabbè lo sapevi già ma te lo ripeto, è questo, la descrizione è questa, questo è il prezzo e questa è la disponibilità.
Come dicevo, qui potremmo metterci d'accordo in 10 minuti sull'XML da scambiarci. Noi ciò che vogliamo costruire da adesso in avanti è la possibilità di tutti questi nomi che sono qua scritti in grassetto, non li vogliamo cablare dentro l'applicazione, non li vogliamo, diciamo così, discutere, negoziare ogni volta che devo fare una chiamata remota, ma possono essere generati in automatico mediante un metodo dichiarativo, no? Attraverso la web server description, USDL. Quindi questo non è un esempio così in cui ci siamo messi d'accordo, ma è un esempio di, diciamo così, la norma di come vengono codificate le cose. C'è il body, dentro il body c'è il messaggio, dentro il messaggio ci sono i parametri. La risposta, il risultato, i parametri. Adesso poi entriamo più nel dettaglio. Allora io qua, per fare qualche esempio in più, così se poi vi serve potete andare a rileggere, prendo l'esempio che era indicato nella parte 0 delle specifiche. Prima ho parlato di una parte 1, parte 2. In realtà c'è una parte 0 che è un tutorial, un primer, no? Un esempio, una serie di esempi guidati. Io quindi seguo quelli che erano così ufficialmente dichiarati qua sopra, così se volete avere maggiori informazioni, maggiori dettagli, ve li potete andare a prendere lì. Sì? Come? I siti web nel termine di navigazione sui siti, la navigazione da parte di un utente, no, perché si scambiano solamente file HTML. Però quando un sito web richiama un servizio di un sito remoto, sì, stiamo descrivendo la realtà, non un'ipotesi, sì, si scambia. Allora, sì, in buona parte dei casi, nel senso che il meccanismo di chiamata web service è abbastanza assodato, è abbastanza una pratica normale. Ci sono alcune, diciamo così, tendenze più recenti che tendono a togliere un po' di strati da tutto questo XML e cercare di ridurne la dimensione, quindi di fatto non più web service veri e propri, ma meccanismi, ne avremo modo di parlarne quando parleremo dell'integrazione front-end, che si chiama ad esempio REST, ma non mi ricordo la sigla, che codifica semplicemente nei parametri di una richiesta GET POST a livello HTTP, quindi butta via tutto l'XML, ma poi comunque una codifica della struttura dati serve lo stesso. Allora, se non usi XML, cominciamo a usare JSON, che è la notazione JavaScript. Alla fine qualche notazione deve esserci. Quella più standardizzata è questa XML. Però effettivamente sì, ogni volta che chiamo un metodo, faccio tutto questo impacchettamento, mando il messaggio, dall'altro lo spacchetto, eseguo la procedura, ho il risultato, reimpacchetto il risultato, lo mando indietro, c'è un overhead pazzesco. Certo, se era questa la tua preoccupazione. Non lo vedo, ma c'è. E prova ne sia anche il fatto che questi XML in realtà contengono contributi da molte specifiche diverse, molte dichiarazioni diverse. Questo è il tipico esempio di namespace che troveremo negli esempi successivi, quindi riporto solo qua una volta le varie dichiarazioni. Ad esempio la specifica SOAP da sola definisce tre diversi namespace, tre diversi set di dichiarazioni a livello di busta, a livello di codifica dei dati e a livello di RPC, quindi pattern di scambio chiamata risposta, random mode procedure. E poi XS e XSI sono invece gli standard che non hanno nulla a che vedere con i web service, sono standard a livello proprio di XML, che sono gli standard per la definizione degli schema. Uno schema voi potete pensarlo come, io provo in questo corso a non raccontarvelo se ce la facciamo, se non a un certo punto dovremo entrarci nel dettaglio. Uno schema è, se vogliamo, potete immaginarlo come una cosa più complicata, più estesa rispetto al DTD, no? Un DTD di un documento XML ti dice quali sono gli elementi, gli attributi che sono legali, no? Sono permessi all'interno di quel file XML, ti dà la regola, diciamo, di strutturazione. L'XML schema è un modo diverso di dichiarare le stesse cose e in più ha la capacità anche di definire dei tipi di dato, mentre il DTD è l'unico tipo di dato che ha il CData del tipo qua ci prendi qualunque carattere vuoi. Quindi è più complesso, ma il suo scopo è molto simile a quello del DTD che già conoscete, no? XML schema.
L'altra differenza rispetto al DTD è che il DTD è un documento che ha una sintassi propria, strana, mentre invece XML schema a sua volta è un documento XML, è scritto in XML. No, è come tale, è più sbrodolato, più prolisso. Allora, qui andiamo poi a spacchettare questi esempi. Questo è un esempio completo, mentre gli esempi di prima erano solamente dei frammenti, un esempio completo di quella che potrebbe essere una richiesta nell'applicazione di prenotazione viaggi, che è quella che viene, diciamo così, usata come esempio in quel documento che ho citato. Adesso qui guardiamolo sempre a livelli di zoom diversi. A questo livello di zoom vediamo che la richiesta è SOP, qui stiamo parlando, no? Quindi questo è un documento SOP completo, legale, è un file XML, il cui top level, l'elemento più alto, è un envelope, quindi tutto è richiuso dentro una envelope, e questa envelope è fatta di un header e di un body, questo già lo sapevamo. L'header contiene delle informazioni, il body ne contiene altri. L'header contiene informazioni che normalmente non fa parte, no, del contenuto vero dell'applicazione, dei dati scambiati. Ad esempio qua che cosa ci mette? Ci mette una m2.reference, un numero di riferimento della richiesta, un numero unico che verrà scambiato avanti e indietro. Ricordiamoci che qui stiamo scambiando i messaggi richiesta-risposta, ma magari c'è anche un meccanismo di scambio di messaggi più lungo. Allora, è buona norma da parte del richiedente a creare un numerino identificativo di quella sequenza di scambi di messaggi. Che viene portato avanti e indietro in tutti i messaggi, per cui se mi arriva indietro una segnalazione di errore avrà sempre il numerino che io ho generato e quindi sarà relativa a quel numero lì. So a quale richiesta è relativa. Allora, se sono in una modalità RPC, che è un tipico meccanismo sincrono, faccio la richiesta, aspetto la risposta ovviamente è relativa alla richiesta che ho appena fatto. Ma in un meccanismo invece di scambio di messaggi più di tipo asincrono, devo avere un riferimento, questa informazione. Sì, vale 12, ma qual era la domanda che ti avevo fatto? La domanda era un messaggio che ti avevo mandato in precedenza. Quindi questa informazione, ad esempio, sta nel header che permette di tracciare sequenze di messaggi. Dire, ok, tutti i messaggi che hanno la stessa reference fanno parte di una stessa sequenza. Ad esempio, date and time è un altro campo di intestazione che mi dà l'istante di tempo in cui è stata fatta la richiesta. Quindi, campi di busta, no? L'informazione che scrivereste sulla busta, il riferimento, la data, il mittente, il bollo postale, no? Il timbro postale, una raccomandata, anche il numero di tracciabilità. Queste sono informazioni di busta. Qui ad esempio mette anche il passeggero, ma perché mette il passeggero? Non dovrebbe essere un'informazione, il passeggero che sta richiedendo la prenotazione. Beh, magari è un'informazione che può servire come autenticazione. La richiesta arriva da questo, quindi questa è una persona che è autorizzata a fare la richiesta, oppure magari a cui dovrà essere poi fatturato il costo dell'operazione. Quindi in questo caso hanno deciso di... Qui c'è tra l'altro nel header c'è un attributo che si chiama must understand, che di fatto specifica se quel dato può essere ignorato oppure deve essere elaborato da parte degli eventuali nodi intermedi che elaboreranno la richiesta. In particolare, no, ci sono alcuni blocchi, quindi qui tutti i campi che sono marcati con must understand, ogni nodo intermedio li deve aprire, guardare, farci, no, ciò che deve fare. C'è questo ruolo, è un altro campo, no, che specifica se in realtà questo messaggio è per te oppure è per un destinatario successivo. Quindi in questo caso, nel caso in cui il ruolo sia next, dice va bene, questo te lo mando, ma te lo mando in qualità di intermediario. Poi sulla base dei campi che analizzerai deciderai tu qual è il prossimo destinatario a cui mandarlo. Sono tutte, se vogliamo, complicazioni che servono nel momento in cui abbiamo un percorso complesso. Se non ce l'abbiamo, l'header in buona parte può essere ignorato, non è così importante. E poi c'è il corpo,
In questo caso il corpo è composto da, il corpo della richiesta, siamo sempre nella richiesta, da un elemento di tipo itinerario. Qui vedete che il namespace non è più env, ma è p due punti. E p è un namespace di applicazione, è definito da travelcompany.org. Quindi mentre le informazioni precedenti erano in buona parte, no, env due punti, env due punti, parte dello standard, qui in realtà fanno parte degli effettivi dati che vogliamo scambiare. No? Quindi sono dentro il body finalmente ci sono i dati applicativi. In questo caso era una richiesta di itinerario, una definizione, ti descrivo un itinerario e quindi tu per favore dammi poi la disponibilità. L'itinerario è fatto da una partenza, da un ritorno, cioè da un punto di partenza, un punto d'arrivo e eventualmente informazioni sugli alberghi, sugli hotel in cui voglio stare. E voi immaginatevi un form, no? Nel modo più semplice che mi viene in mente, immaginate un form HTML in cui riempio queste informazioni. No, queste informazioni sono dei gruppi, informazioni fatte, per esempio, l'informazione relativa alla partenza, c'è del viaggio di partenza, il viaggio di andata, allora c'è l'aeroporto di partenza, l'aeroporto d'arrivo, la data di partenza, eventualmente l'ora di partenza, o le preferenze sull'ora di partenza. Poi c'è il viaggio di ritorno, parte da un aeroporto, arriva in un altro, data del ritorno, eccetera. E poi ci sono le preferenze sull'alloggiamento. Queste sono le informazioni che io richiedo a un servizio remoto. Allora, se noi pensiamo a una modalità interattiva, andate su uno dei siti di viaggi, voi riempite questi campi, fate invio e questi campi vengono mandati direttamente all'applicazione web che li usa. Qui invece non c'è una persona, qui c'è un sistema informativo che a un certo punto ha bisogno di queste informazioni, quindi vuole usare un servizio di prenotazione viaggi offerto da un sistema informativo diverso. Quindi compila il form, ma non lo compila in una pagina HTML, lo compila in un file XML. A monte chiaramente ci deve essere qualcuno che gli dice come è fatto questo form, di quali caselline ci sono da compilare, che è il web server description. No? Poi lui lo compila e lo manda la richiesta. Fatto da vari campi, da vari elementi. Beh, qui semplicemente dice che, attenzione, che ci sono informazioni che possiamo discutere se pertengano di più all'header oppure al body e sono, diciamo, scelte di progetto, ma è quasi ovvio. E qui abbiamo visto un messaggio. Noi sappiamo che questo messaggio di richiesta da solo non servirebbe a nulla se non ci fosse prima o poi una risposta. Quindi, non dico qualunque, ma quasi qualunque sistema di integrazione di sistemi informativi richiede uno scambio di più di un messaggio, no? E nella specifica SOP sono previsti almeno due macro tipi di schemi di scambi di messaggi: lo schema conversazionale e lo schema RPC. Lo schema conversazionale è uno schema di scambi di messaggi più liberi. Ok, noi due ci stiamo parlando e ci scambiamo informazioni. Ti do un po' di informazione, tu me ne dai un po', sulla base di questa io te ne darò dell'altra, eccetera. È uno schema chiaramente più versatile ma molto più complesso da gestire. Ad esempio, nel caso della nostra applicazione di viaggi, io ho specificato le città da cui voglio partire ed arrivare, ma anziché darmi la risposta del viaggio, il server remoto mi dice: guarda che ci sono più aeroporti in questa città, da quali aeroporti vuoi partire e arrivare oppure non ti interessa? Quindi questo è un esempio di un messaggio intermedio di tipo clarification. Non ti do la risposta ancora, ma hai fatto una richiesta. Io ti mando un messaggio intermedio in cui ti chiedo di chiarire meglio. E qui ovvio che io devo aspettarmelo, devo sapere che il server remoto mi può mandare un messaggio di risposta direttamente oppure mandare un messaggio intermedio, che in questo caso è richiesta di chiarimenti. Devo saperlo, a livello applicativo, a livello di codifica. Questo non è automatizzabile. Io so che la risposta potrebbe non arrivare al primo bot, ma potrebbe richiedere un minimo di interazioni successive. Quindi è un frammento di conversazione che si aggiunge a quelli precedenti, a cui io dovrò poi rispondere
dicendo va bene, allora ti spiego meglio che la partenza la voglio da questo aeroporto e al viaggio di ritorno voglio partire da quest'altro aeroporto. Qui non c'è tutta l'informazione, non sto ripetendo tutto da capo, perché in realtà questo fa parte di una conversazione, questo messaggio fa parte di una conversazione, la conversazione ha un suo contesto ben definito che è questo numero di riferimento. Quindi sia il server che il client tengono traccia, memoria della conversazione, delle informazioni scambiate in questa conversazione, non devono ogni volta ripetere tutto. Grazie a quel numerino che è quello che identifica la conversazione. Poi a un certo punto, si spera, risponderà e darà l'informazione sul viaggio. Questo è il meccanismo più generale. Poi c'è il meccanismo più specifico che limita la conversazione a due soli messaggi. Uno di richiesta e uno di risposta, che è quello, essendo il più semplice, è anche quello più utilizzato. Allora, in questo caso possiamo dare dei nomi più concreti, possiamo entrare anche un pochino più nel dettaglio di come deve essere fatto il messaggio di richiesta, come deve essere fatto il messaggio di risposta, no? Perché abbiamo uno schema di scambio predefinito. E quindi sappiamo che chiameremo il messaggio di richiesta, richiesta, è una richiesta, è una chiamata a una funzione remota e questa chiamata può avere dei parametri, quindi usiamo il messaggio della chiamata procedura, scusate, usiamo il linguaggio della chiamata procedura. Non è più solo ti mando un messaggio poi dopo un pezzo di conversazione, no, non è un pezzo di conversazione, è una chiamata. Una chiamata richiede un nome di una procedura e una serie di parametri. Sto scendendo più nel concreto. E una chiamata prevede una risposta. Una risposta che può essere anche solo una risposta del tipo sì, no, fatto, non fatto, errore, non errore, oppure una risposta articolata che contiene a sua volta dei dati fatti in un certo modo. Quindi siamo scesi di livello. E quindi cominciamo a pensare che questi scambi di messaggi ci serviranno solamente per incapsulare una chiamata a metodo. Quindi è un po' la scelta nostra quando creiamo un'applicazione. O creiamo un'applicazione che sia pensata proprio per conversare attraverso scambi di messaggi, in alcuni casi può aver senso, oppure ci dimentichiamo quasi di tutti questi messaggi, dei meccanismi di scambio, dicendo va bene, questo per me è un meccanismo per remotizzare una chiamata a procedura. Fine. E quindi non vedo più, no, tutto l'XML, perché in realtà mi faccio riferimento a un pattern che è sempre lo stesso, che è molto semplice, che poi quello invece può essere automatizzato. Dove mi interessa a questo punto solamente più il modo di specificare qual è il nome del metodo che voglio, specificare quali sono i parametri, specificare i loro tipi di dato, che possono anche essere tipi complessi, no, strutture con più campi, va bene, troveremo il modo di farlo. E la risposta chiaramente sarà una risposta semplice. Allora, questo significa che nel momento in cui questo scambio di messaggi sarà un RPC, è più semplice, la richiesta non è molto diversa. No? In questo caso c'è un metodo child reservation, un altro esempio dello stesso idea di applicazione di viaggi. Child reservation è paga con la prenotazione, no? Con la mia carta di credito. Quale? Allora, questo è il metodo child reservation, paga. Questi sono i parametri, no? I parametri è quale prenotazione devo pagare, quella il cui codice è questo, quindi ha un oggetto reservation che contiene a sua volta un codice, poi il secondo parametro è la carta di credito, quindi child reservation è il metodo, ha due parametri, reservation e credit card. Quindi il primo parametro dice qual è la prenotazione che sto pagando e il secondo è qual è la carta di credito su cui voglio addebitarla. La reservation a sua volta ha
è una struttura dati complessa, chiamiamola così, che ha un campo code che è una stringa. La credit card è una struttura dati complessa che ha tre campi, name, number e expiration, che sono a loro volta probabilmente tre stringhe, forse il secondo è un numero, no, è una stringa anche questa. Quindi immaginiamo una chiamata a metodo di questo genere. Questi oggetti chiaramente sono definiti ciascuno nel suo namespace, perché il tipo di dato reservation, pensiamolo in Java, è in un package. Il tipo di dato carta di credito può essere in uno diverso. Allora qui non abbiamo i package, abbiamo un namespace. Questo oggetto reservation sta in un namespace M che vive, è dichiarato questo indirizzo. Credit card sta in un potenzialmente può stare in un namespace diverso o che sta da un'altra parte. Magari le informazioni sulla carta di credito devono essere formattate in un modo che piace alla banca che eseguirà la transazione. Invece le informazioni sull'itinerario, sulla prenotazione devono essere relative, devono piacere all'agenzia di viaggi che poi lo deve gestire. E io sono in mezzo, devo riuscire a gestire dati di entrambi. Quindi vedete che ci sono dei reservation che mi arriva da Travel Company e invece da carta di credito che mi arriva da Financial. Quindi questa è la richiesta, quindi abbiamo così semplificato la cosa rileggendo quei campi come nome della procedura e nome dei metodi. E una delle regole di un RPC è che una chiamata deve sempre avere una risposta, quindi deve sempre avere un messaggio 1, quindi esattamente 1, non 0, non più di 1, di risposta. Il messaggio di risposta può contenere a sua volta dei dati, dei blocchi dati, e qui si aggiunge una convenzione: normalmente il blocco di risposta, mentre il blocco di richiesta si chiamava charge reservation come elemento principale del body, per convenzione il blocco di risposta avrà lo stesso nome con aggiunto la parolina response. Quindi io ti mando un messaggio di tipo charge reservation, tu mi devi mandare un messaggio di risposta che nel body contenga un charge reservation response. E poi dentro ci avrai i dati, no? che sono necessari in quel caso. Oppure, quindi in questo caso charge reservation response, oppure in caso di procedure void, no? Che non restituiscono dei dati, non è necessario che tu mi dia un pacchetto response perché sarebbe vuoto, mi mandi però un messaggio di risposta, me lo devi dare almeno per capire che tu abbia accettato la richiesta, l'abbia fatta. Allora in questo caso è un semplice elemento di tipo result predefinito che conterrà un numerino o un booleano. In questo caso abbiamo bisogno di ad esempio un codice di conferma, cioè dici paga, allora ok, dammi la prova che la transazione è avvenuta, allora il sito remoto mi risponderà con charge reservation response, quindi è il messaggio di risposta a una chiamata precedente che contiene a sua volta due campi, un campo codice e un campo viewat, cui puoi vedere la ricevuta. Questo è il codice di conferma che ti do e qui puoi vedere la ricevuta del pagamento, dell'itinerario che è già stato pagato a questo indirizzo web ad esempio, ma questi sono due campi che sono predefiniti per la risposta. Quindi noi abbiamo un nome di un metodo da chiamare, questo nome del metodo da chiamare lo usiamo come nome del payload, del contenuto dati, del messaggio di richiesta, e aggiungendoci il response dietro lo usiamo anche come nome del payload, del body, del messaggio di risposta. Quindi il nome del metodo lo usiamo in quei due punti lì. E poi, sia nel messaggio di richiesta che nel messaggio di risposta, dichiarerò quali sono i dati, i tipi di dati che devono viaggiare. Vabbè, qui ci fa vedere in altri casi in cui posso usare anche l'elemento predefinito result per dare un'informazione più sintetica, successo, non successo, funzionato, non ha funzionato. E questa è la parte semplice, dove possiamo abbastanza facilmente immaginarci che
tutta questa roba qui si possa creare automaticamente se io conosco la signature del metodo che voglio chiamare. Una volta che so il nome del metodo, il tipo di dato del primo parametro, il nome del primo parametro, il tipo di dato del secondo parametro, il nome del secondo parametro, più i valori che gli voglio dare, prendere sta roba e metterla in bella in XML non ci spaventa, soprattutto se poi non lo dobbiamo fare noi, lo fa già una procedura fatta. Idem per la risposta. Una volta che abbiamo i tipi di dati, è lavoro di mettere insieme le stringhe e concatenare questi pezzi, ma non, concettualmente non è nulla. Come dicevo, per mandare un numero, no, questo codice qui, sono 6 caratteri, l'ho dovuto mettere in 20 righe di XML. È il prezzo che devo pagare per essere generale. Quando va tutto bene. Poi può andare qualcosa storto, sempre. Allora, anche in SOAP esiste un meccanismo di gestione delle eccezioni. No? In Java fai un try-catch di un'eccezione e qui anche loro si sono dovuti inventare un meccanismo, di nuovo, che sia neutro rispetto al linguaggio di implementazione. E quindi quello che può sempre succedere è che quando io faccio una richiesta, come risposta non mi arrivi il tipo di dato che mi aspettavo, ma mi arrivi un messaggio di tipo fault. Un messaggio di risposta che contiene non la risposta, ma contiene un codice d'errore. E questo codice d'errore a sua volta, quindi, è in mutua esclusione, o mi dai la risposta o mi dai un fault. Se mi dai un fault, dentro avrai un codice numerico, codice, sottocodice, una descrizione testuale, eccetera, le informazioni. Immaginatevi appunto in Java l'oggetto exception che ha sia dei codici che dei campi testuali, che è un tipo di dato che dice qual è la natura dell'errore, che poi dei campi testuali che possono essere usati per visualizzare, per capire la causa. E quindi in teoria chi fa una chiamata remota può sempre vedersi arrivare un messaggio di questo genere e quindi deve poterlo gestire. Di nuovo, se noi non gestiamo direttamente a mano questi messaggi XML, ma ci basiamo su una libreria che fa per noi tutto questo meccanismo di conversione, non lo vedremo mai il messaggio fault. Sarà la libreria che legge questo fault e genera un'eccezione che io poi vado a catturare in Java, nel mio linguaggio di programmazione. Quindi sono tutti meccanismi che concettualmente sono di alto livello perché sono neutrali rispetto all'applicazione, ma praticamente dal nostro punto di vista sono di basso livello, nel senso che, ok, sono incapsulamenti dati, rappresentazione dati, ma poi io non li vedo, perché sono gestiti. Questo è un esempio di un errore. RPC due punti bad arguments, che avendo un RPC davanti è definito in questa standard sopra RPC, quindi ci sono alcuni messaggi d'errore predefiniti, così come ci sono alcuni tipi di eccezioni predefinite, oppure possono esserci messaggi di errore a livello applicativo, quindi sono la ragione, quindi il messaggio breve, la descrizione lunga, vabbè, i tipici campi di un'eccezione. E quindi fin qua cosa abbiamo parlato? Abbiamo parlato di messaggi, abbiamo parlato di schemi di scambi di messaggi. Poi che questi messaggi viaggino con i piccioni viaggiatori, oppure all'interno di una bottiglia gettata nell'oceano, non ci interessa, finora non ci è interessato. Abbiamo dato per scontato che ci fosse un meccanismo attraverso cui io ti posso mandare questo messaggio. Ci siamo finora occupati di cosa ci scrivo dentro questo messaggio, e poi siamo poi passati nel caso particolare del tipo, va bene, ma però ogni scambio di messaggi sarà uno scambio di due messaggi, uno di richiesta e uno di response. E quindi l'unica cosa che mi interessa sono poi i tipi di dato dell'informazione che ci metto dentro. Però poi questi messaggi a loro volta devono essere mappati su un meccanismo di trasporto ben preciso. È un file XML, come te lo mando questo file XML? Te lo mando come allegato di posta elettronica? Perché no? Te lo mando caricandolo su un sito, su Mega Upload, un certo sito? Perché no? L'importante è metterci d'accordo sul binding concreto, no? Sul modo concreto in cui il messaggio viene consegnato. Quindi il binding descrive il legame che c'è tra il messaggio e il meccanismo di trasporto che dovrà essere usato.
Nel caso di uno scambio di messaggi generale, quindi tipo conversazionale, non è poi così facile trovare un binding che vada bene. Perché sai, io in un certo momento sono io che mando un messaggio a te. Quindi mi viene bene vedere una chiamata HTTP a te che sei un server HTTP. Ma poi il messaggio di risposta, tu me ne puoi mandare uno, me ne puoi mandare due, me ne puoi mandare tre. Puoi non mandarmene nessuno, dipende da come è impostata la conversazione. Allora, questa variabilità nei messaggi che ricevo non può essere gestita in una risposta HTTP. La risposta HTTP è una sola, non due, non zero. E allora deve esserci un altro meccanismo attraverso cui tu puoi mandarmi dei messaggi, no? Uno scambio di un meccanismo di scambio conversazionale, un meccanismo alla pari, in cui i due nodi si scambiano i messaggi. E solo in un certo istante, relativo a un certo messaggio, io sono il client e tu il server, ma un attimo dopo tu sarai il client e io il server. Allora in quel caso ci sono le strutture più complicate, in cui entrambi i nodi devono svolgere sia funzioni da client che funzioni da server per potersi scambiare questi messaggi. Poi peccato che, diciamo così, a livello di codice fare il client e fare il server siano due cose completamente diverse, perché fare il server significa implementarsi una JSP oppure una servlet, fare il client significa semplicemente chiamare un metodo. Ma vabbè, questo è il caso generale. Quindi il binding su tecnologie web di uno scambio di messaggi conversazionali è possibile, ma non è scontato né banale. Cosa che invece è più scontata, anche se non del tutto banale, è mappare su una sulla tecnologia web, quindi sul protocollo HTTP, uno scambio di messaggi di tipo RPC. Perché c'è una richiesta e una risposta, un messaggio di richiesta, un messaggio di risposta. L'HTTP è già nato così, una richiesta HTTP, una risposta HTTP. Quindi devo solo più trovare il modo di prendere il messaggio SOAP di richiesta e agganciarlo in qualche modo alla richiesta HTTP e trovare il modo di prendere il messaggio SOAP di risposta e agganciarlo in qualche modo alla risposta HTTP, che ho risolto il problema del binding. Ho risolto il modo, no, di scambiare messaggi SOAP solamente nel caso dell'RPC, delle chiamate di procedura, usando in modo semplice e diretto il protocollo HTTP. E questo è anche l'altro motivo per cui si usa molto di più l'RPC. È semplice e diretto, si mappa direttamente sull'HTTP, non richiede molta infrastruttura. Soprattutto alleggerisce enormemente il client. Perché il client che deve fare una richiesta a sua volta non deve avere una porta HTTP su cui stai in ascolto e gli altri gli possono mandare i pacchetti di risposta. Lui fa semplicemente una richiesta. Quindi se è anche dietro un proxy, dietro un firewall o altre cose, lo può fare lo stesso, lo può fare comunque. Perché lo rende molto più utilizzabile. Quindi in pratica a che cosa arriviamo? Arriviamo al fatto che la richiesta SOAP viene legata a una richiesta HTTP, viene implementata in concreto con una richiesta HTTP di tipo POST. La richiesta HTTP di tipo POST, sapete che è a POST, l'indirizzo della pagina, riga bianca e i dati del POST. Noi il POST lo facevamo dai dati del form, no? Avevamo un form, scrivevamo dei dati, metodo uguale POST, questi dati venivano scritti direttamente dentro il pacchetto di richiesta. La differenza, l'alternativa era il GET, in cui venivano scritti insieme alla URL, punto interrogativo, nome uguale valore. Qui chiaramente usiamo il metodo POST, perché i dati sono lunghi, possono essere lunghi, e non ci metto i dati del form, ci metto l'XML. Quindi ho un meccanismo, il meccanismo HTTP POST era già pronto per spedire un pacchetto dati, anziché un pacchetto dati proveniente da un form, è un file XML. Quindi faccio un POST il cui corpo del POST è un messaggio SOAP, nel quale messaggio SOAP c'è un corpo XML che contiene i dati veri e propri. Quindi è un modo diverso di codificare i dati. Se fosse un form avrei copia, nome e valore. Se è una chiamata a web service, in quel post c'è il file XML che dentro, ma codificato in XML, avrà i nomi e i valori dei parametri. E la risposta anche, nel senso che ha una richiesta HTTP, segue sempre una risposta HTTP,
Se tutto va bene, la risposta è 200, ok, nel protocollo HTTP, poi riga vuota e il contenuto della risposta. Quando navighiamo normalmente il contenuto della risposta è l'HTML della pagina o i byte dell'immagine che stiamo scaricando, che stiamo visionando, in questo caso il contenuto della risposta sarà il file XML, il contenuto del documento XML, che codifica in SOAP la risposta. Quindi, alla fine del percorso è tutto ovvio quasi, scontato. Uso una richiesta POST per mandarti un XML che contiene la richiesta e tu usi il messaggio di risposta alla stessa richiesta HTTP per mandarmi l'XML che contiene la risposta. Siamo arrivati allo stesso punto a cui saremmo arrivati se avessimo deciso mettiamoci d'accordo su una modalità di integrazione. La differenza è che ci siamo arrivati come caso particolare di un caso molto più generale, che se ci servirà potremo poi tornare nel caso più generale. In realtà esiste anche una versione più semplificata nel caso in cui la richiesta non abbia molti parametri, non abbia tipi di dati complessi. Allora, nel caso in cui non ho molti parametri, non ho tipi di dati complessi, non ho informazioni a livello di header, di intestazione, che siano importanti, allora posso usare una modalità semplificata in cui la richiesta non la faccio in POST, in cui poi allego l'XML, ma la faccio in GET. E in GET chiaramente posso passare solo a pochi parametri, nome, punto interrogativo, nome uguale valore. Quindi se sono così pigro da non averne pure voglia di costruire il messaggio XML, posso fare una richiesta in GET e passargli i parametri essenziali. La risposta ovviamente mi arriverà sempre nello stesso modo, un XML di risposta. Per convenzione questa richiesta in GET deve essere, si dice in gergo, idempotente, cioè non deve modificare lo stato del server, va bene per richieste di informazioni, non per richieste di azioni o di operazioni che poi potrebbero avere. Quindi la tipica richiesta, il GET è pensato come una richiesta rinfrescabile, non la posso rileggere, rifare, fare refresh 100 volte in GET e mi ridà i dati sempre aggiornati, oppure sempre gli stessi se non sono cambiati nel frattempo, ma non cambia lo stato del sistema. Questa, se vogliamo, è una scelta di progetto. Se noi usiamo il meccanismo normale, quindi tutti gli automatismi per farci creare lo scambio di messaggi, gli automatismi funzionano di solito con questo schema, che è quello più completo. Questo è un esempio di come appare invece una richiesta in GET, che quindi nella richiesta vedete che non c'è l'XML, c'è una richiesta codificata in un certo modo in HTTP con una richiesta GET e la risposta è invece in SOAP. Questa è la risposta HTTP, quindi il protocollo HTTP, riga vuota e l'XML di risposta, che contiene un body, con una risposta di un certo tipo. Questo invece è l'esempio più classico di una richiesta SOAP su HTTP. Faccio POST a un certo indirizzo, quindi dovrà esserci una URL a cui mandare queste richieste. E dietro questa URL c'è un web server, e dietro questo web server c'è una pagina JSP o una servlet che implementa che risponde a quella URL. Questa pagina riceverà un body che non può elaborare con request.getParameter perché non è codificato come i dati di un form, se lo beccherà completo e lo passerà un parser XML per andare a estrarre le informazioni che gli servono. E poi manderà la risposta, che non sarà un out.println di codice HTML, ma sarà concettualmente un out.println di codice XML con l'header, il body, previsto per la risposta. Quindi questa parte, immaginiamoci che questa parte di POST e di HTTP se la gestisca già Tomcat come fa, e la parte applicativa deve solamente, tra virgolette, leggersi questo XML, estrarre i dati che gli servono e generare l'XML di risposta, ovviamente poi facendo anche il lavoro. La parte di gestione dell'XML, come dicevo, per fortuna ce la fa una libreria che si chiama Axis per noi. Quindi sappiamo come chiamare e come ricevere le risposte di questi servizi,
Il problema è che se io domani volessi chiamare quel servizio di prenotazione viaggi, devo telefonare o visitare il sito e leggermi il documento che spiega com'è, qual è il nome, no? Guardiamolo poi qua, qual è il nome della URL da chiamare, quindi il sito e la URL, e qual è il nome del messaggio del body da inviargli e quali sono i nomi dei parametri, i tipi di dati dei parametri, eccetera. Allora, se so queste informazioni posso fare XML e mandartelo. Come fa chi offre un servizio a dichiarare queste informazioni e possibilmente a dichiararle in modo che da queste informazioni dichiarate si possa automaticamente generare l'XML senza l'intervento del programmatore che mette insieme i pezzettini? Questo è lo scopo della Web Service Description, WSD, che viene scritta in un linguaggio che si chiama WSDL, Web Service Description Language. Quindi descrive come deve essere fatto il messaggio, non come deve essere fatto secondo le regole SOAP, ma quali sono i campi che contiene, che deve contenere, quali sono i tipi di dati che devono contenere. WSDL descrive cosa il servizio può fare, cioè quali sono i metodi che supporta, dove si trova, cioè la URL a cui chiamarlo, e come invocarlo, quindi se in GET, se in POST, se in modo RPC, se in modo conversazionale, qual è, no, il modo di incapsulamento. Questo Web Service Description è un file XML, anche lui, che viene pubblicato dal server. Chi offre un servizio, di fatto, pubblica questo file WSDL. Chi vuole usare questo servizio legge il file WSDL, lo dà in pasto a una libreria che gli genera tutto il codice e le classi per fare la chiamata remota e per incapsulare l'XML. Quindi il WSDL è, se pensiamo in Java, è il ruolo dell'interface, un'interfaccia che dichiara i metodi. Avendo un'interfaccia dichiarata, qualcuno può prendere e implementare la classe che implementa quell'interfaccia e qualcun altro può prendere e implementare il client e le classi che usano i metodi di quell'interfaccia. L'interfaccia è il contratto, no? Vi avranno spiegato. Nel caso del web service il contratto è il WSDL, è dichiarato nel WSDL. Cosa contiene il WSDL? Contiene i tipi di messaggi, i metodi, e i tipi di dati associati a ciascun messaggio. E poi descrive le informazioni di basso livello, il binding, il protocollo, la URL, il servizio. Quindi è, vedete che qua c'è la struttura, diciamo così, semplificata di un WSDL, contiene eventualmente documentazione, quindi è il testo che lo spiega, import e include, vabbè, sono per importare, ma soprattutto definisce dei tipi, quindi se c'è la carta di credito, che è un tipo di dato che contiene più campi, dichiaro qua il tipo carta di credito, così dichiaro di quali campi è composto. E poi definisco diciamo, il vocabolario dei tipi che userò in questo web service, e poi usando questi tipi definisco tre livelli, interfaccia, binding e servizio. In realtà lo schema reale è un pochino più complicato, tutto parte da questa figura qui. Quali tipi di dato si usano? Un messaggio che cos'è? Un messaggio è un insieme di dati di questi tipi diversi. Quindi abbiamo il tipo di dato carta di credito, il tipo di dato aeroporto, il tipo di dato viaggio, e li dichiaro, dicendo di quali componenti sono fatte. Poi ci sarà un messaggio che è messaggio addebita la carta di credito. Questo messaggio al suo interno ha due dati, che sono uno di tipo carta di credito e l'altro di tipo itinerario. Quindi un messaggio non è altro che una elenco di tipi di dato. Come messaggi, attenzione che ne abbiamo di due tipi, messaggio di richiesta e messaggio di risposta. Sappiamo che sono collegati perché quello di risposta si chiama come quello di richiesta con agganciato response. Quindi di fatto noi definiamo i tipi che ci servono, poi per ogni servizio che vogliamo offrire definiamo per quel servizio due tipi di messaggio, la richiesta e la risposta. Questi tipi di messaggio vengono usati per definire le operazioni. Quindi l'operazione è il metodo. Un metodo, paga, è ottenuto mediante due messaggi
paga e paga response. Paga e paga response sono messaggi che a loro volta includono dei tipi di dato. Quindi tutto incasellato così. Questo che viene chiamato qua la port è di fatto l'indirizzo, ma qui non c'è ancora l'indirizzo web, però concettualmente è il punto d'accesso al servizio. Tu hai un punto d'accesso al servizio che può contenere al suo interno più servizi, più metodi da chiamare. Oppure puoi scegliere di avere tanti punti d'accesso diversi, ciascuno con un metodo solo, dipende da quanto vuoi essere complicato. Questa è la descrizione astratta. Ci dice come fare a costruire l'XML, ci dice tutto ciò che ci serve per costruire l'XML. Voglio chiamare l'operazione paga, ok, qui c'è scritto paga, c'è scritto qual è il punto d'accesso, c'è scritto l'operazione, ci sono scritti, sarà specificato quali sono i messaggi da usare nella richiesta e nella risposta, e ogni messaggio dirà quali sono i tipi di dato da usare. C'è tutto ciò che ci serve per comporre l'XML di richiesta e per capire come sarà fatto l'XML di risposta. La parte sotto ci dice come fare il binding, come fare a mandarla questo XML. E di fatto mi dà innanzitutto il binding, qual è il protocollo che usiamo, per noi sarà l'HTTP, in modalità RPC, e poi alla fine, finalmente, l'indirizzo, la URL a cui mandare effettivamente questo messaggio. Quindi, di ogni operazione è descritto il binding che dice, ok, quell'operazione, quel metodo lo chiami mediante HTTP post, quell'altro lo chiami mediante HTTP get, ad esempio, e poi in ogni caso questa porta, questo punto d'accesso, in realtà viene mappato su una determinata URL HTTP www.servizio.com/webservice. Quindi la parte di sopra mi serve per creare gli XML e saperli leggere e decodificarli, la parte di sotto mi serve per scambiarli fisicamente su internet, su HTTP. Tutto ciò che serve è descritto in questo file. Questo file è generabile, la parte superiore, conoscendo la classe, se tu decidi, ok, questo è il mio web service e faccio una classe che implementi dei metodi e voglio che questi metodi siano chiamati dall'esterno, chiunque può guardare quella classe Java e scrivere la descrizione astratta. Perché di fatto ci sono i metodi e ci sono i tipi di dati dei metodi. E di ogni metodo ci sono due messaggi nel modo RPC. Chiunque lo può fare, e in particolare si può fare in automatico. E la parte di sotto è più semplice ancora, perché una volta che abbiamo deciso HTTP, RPC, POST, è sempre uguale. L'unica cosa che cambierà saranno le URL. Ma la URL sarà localhost 2.8080 slash il nome, no, della servlet che abbiamo creato per gestire queste informazioni. Quindi tutto questo è complicato, cioè c'è uno sbrodolamento di informazioni che non finisce più, ma è tutta informazione che sappiamo dove trovare, sappiamo chi le decide. Adesso non voglio dilungarmi perché il tempo è finito, quindi non mi dilungo assolutamente. Volevo solo, da una parte dovevo averne uno completo, no, non ce l'ho completo. Lo vedete, ma lo guardiamo insieme la prossima volta. Qui c'è un esempio completo di un USDL che occupa 3, 4, 5 pagine, 6. Impareremo a leggerlo, lo leggiamo insieme per vedere di ritrovare quelle informazioni e poi impareremo a farcelo costruire automaticamente da Eclipse. Per questa settimana invece ne viviamo senza.